Ciao, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale YouTube. Adesso vado a fare questa bagnotta di pane dove ho usato una farina di farro e una farina di tipo 1 del mulino della Rieber, che è un mulino in provincia di Bolzano, in Alto Adige, si trova a Bandoies. Io ho ordinato la farina online, sapete, ogni tanto cambio, mi piace usare anche farine diverse. Bene, se vi va, seguitemi nell'esecuzione di questo pane. Ciao. Allora, ecco qua le farine che ho preparato. Userò due tipi di farine, farro e tipo 1. Ho preparato l'acqua, questo è il lievito madre che ho rinfrescato. Ho rinfrescato tutto quello che avevo in frigo, poi una volta rinfrescato ne ho tolto una parte, messa da parte appunto per panificare. Ho preparato il sale e l'acqua. Adesso farò tutto in ciotola, quindi tutto a mano, però naturalmente se volete fate la stessa procedura in planetaria. Allora inizio a mettere l'acqua, procedo piano piano, così farò una sorta di autolisi, quindi metto un po' d'acqua, giro, faccio bagnare bene tutta la farina. Non aspetterò però la solita mezz'ora che ci vuole per stare in autolisi. Procedo piano piano e quindi vedete sto mettendo quasi tutta l'acqua. Con l'acqua mi regolo, poi vi metto la dose giusta. Quindi mescolo ancora con un cucchiaio così semplicemente. Adesso invece di mettere, questa è la pasta madre solida, invece di metterla così com'è, voglio scioglierla un pochino così magari lavoro meglio l'impasto. Quindi ci ho messo un po' d'acqua e l'ho sciolta un po' con la mano. Naturalmente dopo rinfrescata l'ho lasciata, questa è stata 6 ore. Però minimo deve stare 4 ore, quindi per essere pronta. Metto ancora acqua, credo che l'acqua che ho preparato sia un po' pochina, mi sa che ne aggiungo altri 20 grammi, 10-20 grammi, adesso vediamo. Però le dosi che trovate scritte sono giuste, eh? Sono quelle che poi alla fine ho usato. Allora, continuo, scusate, questi guanti sono un po', ho preso una misura più grande, continuo così. Qui naturalmente ho accorciato, ma voi continuate ad impastare almeno per 10 minuti, presso poco. Ok. Il farro, sapete, la farina di farro costa un pochino di più di quella normale perché a parte che è un cereale antico, intanto metto il sale, questo è anche bio, perché ha una resa minore rispetto al grano normale e quindi è un pochino più caro, però è buono, è profumatissimo, il pane rimane veramente morbido. E contiene anche meno proteine di quello normale. Allora, avete visto, ho finito di mettere acqua insieme al sale. Adesso continuo un po' così con il pugno ad impastare. Ok, dopodiché mi fermo e faccio rilassare l'impasto per un'ora. Lo copro naturalmente. Ok, passato il tempo, vedete com'è già più setoso. E faccio due giri di pieghe in questo modo, sempre con un riposo di 30 minuti. Naturalmente mettete un coperchio sopra, coperto. 30 minuti bastano.
Quindi vi faccio vedere soltanto un giro. Ok, e dopo ancora faccio un attimino queste pieghe così. Quindi è passata già un'altra ora. E poi copro e lascio lievitare fino al raddoppio, o quasi almeno. Ecco qua. Sono passate pressappoco 5 ore, adesso non è che mi sono stata là con il cronometro, però pressappoco l'impasto si vede quando è cresciuto e lievitato a temperatura ambiente. Questo poi valutatelo voi in base alla stagione in cui fate l'impasto. Io adesso poi farò anche un passaggio in frigo per arrivare così in forno questa in serata. Allora, adesso faccio ancora due giri di pieghe. Vedete, è molto morbido, la farina di farro ha questa proprietà di mantenere l'impasto così morbido. Sembra appiccicoso, ma non lo è, si lavora bene. E beh, questi guanti non vanno bene. Ok, quindi faccio ancora un altro giro, sempre coperto, e dopodiché procedo per la formatura della pagnotta. Allora, passato il tempo, adesso farò una pagnotta. Di solito faccio sempre filoni, cambiamo adesso, sennò, altrimenti vi annoio con questi filoni. Ecco, allargo l'impasto così, ho messo un po' di uno spolvero di farina, e piego i lembi così riporto al centro, spingo un pochino e ancora. Vedete, ci sono le bolle, benissimo. Chiudo ancora in questo modo, come se stessi chiudendo un panetto della pizza. Allora, adesso ho preparato questo cestino, ho messo un telo e la semola, ci ho messo la semola. Questo è un cestino, vedete, lo metto girato così con la parte brutta sopra, che non è molto stretto, vedete che è allargato ai lati, quindi la pagnotta non verrà altissima ed è meglio perché a noi piace un pochino basso il pane, quindi si allargherà anche un pochino. Adesso lo lascio un po' fuori e poi in frigo, naturalmente in frigo con una busta di plastica chiusa. Allora, eccoci qua. Ho tirato fuori la pagnotta dal frigo, la lascio a temperatura ambiente, nel frattempo accendo il forno per portarlo a temperatura, ci vorrà una mezz'oretta e quindi così la faccio acclimatare un po'. Come vedete la pagnotta si è allargata un pochino, non è cresciuta tantissimo in altezza, ma meglio così, crescerà poi in cottura, o almeno spero. È molto morbido l'impasto, faccio soltanto questi tagli così. In questo modo li ripasso per entrare un pochino dentro e poi metto nel forno dove ho dato il via a una spruzzata già di vapore. Alla fine poi ho fatto anche una spighetta al centro, pensavo di aver registrato, invece no. Bene, continuo con la cottura, vi ho messo in descrizione come procedere. Vedete, sta crescendo bene, si è anche alzato un pochino. Ok, ed eccolo qua, finito il tempo, finita la cottura. Beh, è venuto bellino, no? Molto bellino. Poi vediamo l'interno. Io adesso lo lascio raffreddare tutta la notte perché sono andata in cottura la sera tardi. Poi la notte però mi sono alzata perché l'ho coperto con un telo, con un canevaccio per non lasciarlo così all'aria una volta raffreddato. Bene, eccomi qua. La mattina ho tagliato il pane, eccolo qua, vedete, ho tagliato la pagnotta, direi che è venuta molto bene. E adesso farò un po' di fette. Io di solito ne congelo sempre un pochino così me lo ritrovo
quindi mezza pagnotta penso che la congelo, congelo direttamente le fette e userò la metà che è rimasta. Direi che è bello, è molto profumato questo pane con la farina di farro, profumatissimo. Bene, amici, io vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video, a lasciare un like e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti!